Ciao ragazzi, intanto vi voglio ringraziare perché siamo arrivati più di 100 iscritti nel canale. Ho notato che ogni giorno siete sempre di più, quindi non vi posso che dire grazie. Allora, come ho fatto un video, il video precedente, cui vi dicevo se eravate donne, dovevate scappare da quel genere di uomo, ho deciso di fare al contrario stavolta, cioè dare dei consigli a voi uomini su quale secondo me quel tipo di donna è meglio evitare se la incontrate. Chiaramente ci sono delle cose secondo me che valgono sia per il sesso maschile che il sesso femminile. Vabbè, comunque cominciamo. Chiaramente se la donna è violenta, però trattandosi di una donna penso che sia più una violenza psicologica, però attenzione perché anche se una donna vi fa violenza psicologica non va bene. Chiaramente se è bugiarda, perché se è bugiarda vi dice qualche piccola bugia, la stessa cosa vale anche per nel video precedente che vi ho detto, se il vostro uomo vi mente di continuo, come sperate di costruirci un futuro? Chiaramente anche se manipolatrice, psicopatica, eccetera. Vabbè, ma queste sono cose che in realtà io ho detto nel video precedente che vale sia per l'uno o per l'altro, però ve le cito lo stesso, quindi per capire di più dovete andare sempre nel video precedente. Se è una che tradisce, chiaramente, perché se vi tradisce, come vi ho detto nel video precedente, un uomo che tradisce non vi ama abbastanza, quindi una donna che vi tradisce, la stessa cosa, non vi ama, se non vi mette al primo posto, eccetera. Chiaramente, detto questo, che vale sia per un sesso che per l'altro, vi dico altre due caratteristiche che secondo me una donna non dovrebbe avere, cioè se ce l'ha, diciamo, non, io vi consiglio di scappare. Uomini, scappate da una donna del genere. Quindi, chiaramente se questa donna si concede troppo, cioè vi spiego meglio. Ad esempio, una donna che ne so che è al primo appuntamento si concede così come se niente fosse, secondo me è una donna poco seria. E le donne poco serie vanno in cerca di avventura, almeno come la vedo io. Poi è chiaro che ci stanno i maschietti, che addirittura li piace pure, però se io infatti ho fatto questo video per maschi veramente seri, chiaramente se voi cercate una storia seria, se una donna si concede al primo appuntamento, state certi che avete sbagliato donna, quindi via. E chiaramente anche se è molto, ma molto, molto gelosa. Vi spiego, faccio un esempio. Per esempio, che ne so, io mo, Dio, cioè sarò pure di parte perché sono donna. Però supponiamo, come sapete, chi mi segue dal canale da molto tempo sa che io sono fidanzata da 2 anni e mezzo con un ragazzo che però non è di Chieti. E quindi supponiamo, allora, non vi nascondo che pure io posso avere i miei attacchi di gelosia, perché è normale essere gelose, per carità, è normale. Pure per i maschi è normale essere gelosi per le loro fidanzate, diciamo così, è normalissimo. Ma quando la gelosia diventa un qualcosa di patologico, tipo, facciamo un'ipotesi, siccome io sono gelosa del mio fidanzato, mettiamo, che ne so, lo tengo chiuso in casa, non lo faccio uscire, non lo faccio vivere, quello a un certo punto si stufa e mi manda a quel paese e avrebbe pure ragione. Cioè, questo è il tipo di gelosia che io intendo, cioè non quella gelosia così che ci può anche stare, però se sono gelosie patologiche, uomini, scappate.
perché non è bello essere schiavi di un rapporto, perché io penso che un rapporto deve essere, diciamo, un qualcosa di libero, cioè tu devi pure avere i tuoi spazi, cioè non è che puoi avere una persona col fiato sul collo che ti controlla in maniera così ossessiva, perché fa male. E quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Chiaramente ce ne saranno anche altri, non di questo genere, dico che continuerò comunque a fare video. Vediamo un po' in futuro. E quindi ci rivediamo prossimamente. Ciao ragazzi!